Prima di iniziare, voglio ricordare un caro amico. Loving you too long to stop. Ragazzi, sono eccitatissimo, non so nemmeno come si carica. E che è il pneumatico, ragazzi? Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Ah, non è il mio canale. Vabbè, non fa niente. Sto preparando un super fucile per un super atleta. Air Banana. Cercavate me? Allora, benvenuti sul mio canale Air Banana per un altro Costantino. Oggi puntata molto particolare. E l'ha trapassato. E ha funzionato anche benissimo. Però è stato preciso come un cecchino. Che volete più dalla vita? Un Lucano? Alla prossima con la parete per un altro Costantino. Ciao a tutti. With you my life has been so wonderful, I can't stop now. Ma prima di lasciarvi voglio svelarvi un segreto. Nella prossima puntata Air Banana potrà provare l'arbalete pneumatico di quel geniaccio di Santino di prima, con le ultime innovazioni apportate, tentando qualche preda di mole in quello che lui chiama blu profondo. E chissà se ci riuscirà. Ragazzi, seguitemi, tuffiamoci in questa nuova avventura con arbalete pneumatico. Grazie Santino! Per la prima volta in assoluto, Air Banana si cimenta con arbalete pneumatico. Namo!
Ragazzi, anche oggi cappottiamo domani. Mi sono divertito tantissimo, è stato tutto bellissimo, un sacco di pesci risparmiati come al solito, soprattutto saraghi. E vabbè raga, aspettavo le spigole e non si sono fatte attendere. Che dire, il fucile ragazzi, una bomba. Complimenti Santino, l'hai realizzato proprio come ti avevo chiesto io, ideale per la pesca che faccio io nel basso fondo, perché il tiro è bruciante. Un'asta da 6,5, però più corta, quindi come peso corrisponderà a una 6,25. Senza rinculo, ragazzi, quindi posso sparare come voglio, anche col braccio piegato, tanto il tiro andrà preciso ugualmente. Insomma, raga, sono soddisfatto al massimo. Se vi è piaciuto il video, mettete un bel like, ragazzi, iscrivetevi al canale, condividete il canale con i vostri amici, così anche loro potranno seguire le mie avventure e divertirsi assieme a noi. Buon mare a tutti ragazzi e alla prossima, ciao!